Buonasera a tutti amici e amiche di Tennis Teen, siamo qui con questo appuntamento di martedì 7 giugno. Si è appena conclusa la giornata a livello ATP e Challenger per quanto riguarda i tennisti italiani in giro per il mondo. Nel torneo ATP di Londra al Queen's nessun tennista italiano in gara, quindi passiamo ad Halle, dove ieri è stato eliminato Potito Starace 6-4-6-4 dal russo Igor Andreev. E quest'oggi ha vinto Andrea Seppi contro Tommy Haas, un Tommy Haas rientrante, era rientrato al torneo di Parigi 2 settimane fa dopo un anno e mezzo di stop a causa infortunio. Seppi è riuscito a vincere 6-2, 6-7, 6-3 dopo poco più di 2 ore di gioco e l'altoatesino al secondo turno affronterà Leighton Hewitt o lucky loser Leonardo Mayer. Leonardo Mayer che è entrato in tabellone grazie al ritiro di Roger Federer, che reduce dalla finale a Parigi non se l'è sentita di scendere subito in campo in terra tedesca. Per quanto riguarda il circuito Challenger, a Nottingham quest'oggi c'è stato il derby tra Flavio Cipolla e Simone Bolelli, è riuscito a spuntarla Bolelli 6-1, 7-6. E al secondo turno affronterà il francese Roger Vasselin. Per quanto riguarda il challenger slovacco di Košice, ieri Viola era riuscito a battere Dabul in 3 set e proprio Viola sarà l'avversario al secondo turno di Andrea Arnaboldi. Arnaboldi che quest'oggi ha vinto 6-2-7-6 contro Mesir Junior, figlio di Miroslav Mesir, che è adesso il direttore proprio del torneo slovacco. Per quanto riguarda il WTA, a Birmingham è in campo in questo momento Roberta Vinci che è al terzo set contro la Lucic. Gli altri italiani, c'è Fognini, notizia di oggi, le sue dichiarazioni che ci dovrebbe essere al 90% a Wimbledon, sta recuperando piano piano dall'infortunio, a fine settimana farà un'altra ecografia per vedere com'è la situazione e deciderà se scendere in campo la settimana prossima o no, nel torneo di Eastbourne. Per quanto riguarda il circuito ITF, abbiamo gli uomini a Parma, quest'oggi non si è giocato a causa della pioggia che sta imperversando in tutta Italia, mentre in Iran, Matteo Marrai ha vinto 6-1-6-2 contro una wildcard locale al primo turno, mentre Marfia si è ritirato contro Nedelko sul 2-1 del terzo set. Speriamo nulla di grave per lui. Infine in Romania Desain ha battuto Crepaldi 1-6, 6-1-6-1 e Thomas Fabiano, testa di serie numero 2 del torneo, scenderà in campo domani. Le donne invece stanno giocando a campo basso, anche lì la pioggia ha disturbato il programma odierno e stanno ancora ultimando gli ultimi incontri, ve ne renderemo conto domani. Vi ricordo su Tennis Teen le classifiche ATP dei primi 700 giocatori ATP del mondo aggiornate quotidianamente, le entry list di tutti i tornei ATP e Challenger delle successive 6 settimane e infine la nuova rubrica sulle scommesse condotta da Carretero, che ha preso il via proprio questa settimana e sta riscuotendo molto successo tra i nostri lettori. Per questa sera è tutto, grazie e un saluto a tutti gli amici e le amiche di Tennis Teen. Buon tennis a tutti.